Note di viaggio, questa sera si viaggia tra le note e le parole. Di che cosa parlerà questo spettacolo? Questo spettacolo, che nasce da un'idea di Anna Maria Caminada, parla di un viaggio diviso in quattro tappe effettuato da quattro navigatori liguri in giro per il mondo, a Genova, in Francia, in Portogallo e in Sud America, in Venezuela, in Argentina. Ci sono dei piccoli testi che verranno letti da Lazzaro Calcagno, una gran parte di belle canzoni cantate da Claudia Pastorino e una serie di poesie liguri, francesi, lusitane e argentine che verranno recitate da Anna Maria Caminada. Questa sera ci saranno anche diverse chicche durante lo spettacolo, sì, vero? Ci sono delle chicche che sono contento di ospitare in questo nostro teatro. Ad esempio ci sarà la chitarra arpa di Taraffo, suonata da Fabrizio Giudice. Poi ci sarà il bando neon suonato da Claudio Di Romualdo, che è un altro grandissimo strumentista. Poi ci sarà il pianoforte con il grande pianista Fabio Vernizzi. E poi ci sarà una chicca, secondo me, unica. Noi siamo famosi per aver dato l'origine e l'idea dei famosi organetti di Barberia che hanno conquistato il mondo, hanno girato il mondo, e qua avremo stasera appunto due strumenti, insomma è una chicca perché sono strumenti, addirittura chi suona l'organetto di Barberia mi ha detto che il suo organetto viene considerato un po' la Ferrari degli organetti, quindi insomma è una cosa, una chicca particolare, sono contento di avere qua. Il nome di chi suona l'organetto di Barberia adesso mi sfugge. Alberto Bertolino, sono contento, anzi tra l'altro faccio una chicca, probabilmente ci unirà un lavoro insieme appunto sulla storia degli organetti di Barberia in futuro. Ma io lascio la parola a una grande interprete, ultima ma non ultima, la voce straordinaria che ha già solcato questo nostro palcoscenico, ma è sempre una chicca e un onore averla qua, la nostra grandissima Claudia Pastorini. E allora Claudia, quale sarà il tuo ruolo? Io canterò questi brani delle quattro terre visitate dai nostri naviganti liguri, quindi canzoni in lingua genovese, e poi in lingua portoghese, francese e ancora lo spagnolo di Argentina. E quindi sono brani un po' peculiari, un po' così, che mi è piaciuto scegliere, che caratterizzano veramente fortemente queste terre che andiamo a visitare.